Della Santissima Trinità ci dice lo stile di Dio che non è quello di chi comanda e di chi impone la sua volontà. Il Signore spesso nel Vangelo dice se vuoi, perché è lo stile con cui egli vive all'interno della vita di Dio, la relazione con il Padre e con lo Spirito Santo. E noi nel battesimo entriamo a far parte di questa comunione di amore. E il Signore ha rispetto anche della nostra libertà, non impone la sua grandezza. È una parte della nostra umanità, quella vissuta dal Cristo, portata con sé nell'ascensione, vive già presso Dio. Imitiamo la Santa Trinità allargando sempre agli altri, a coloro che sono della nostra famiglia, quelli che entrano in relazione con noi. Allarghiamo l'imitazione della Santa Trinità, cercando di creare intorno a noi quella comunione che c'è nella vita stessa di Dio. E poi ci prepariamo a celebrare la solennità del Corpus Domini. Abbiamo il Santissimo Sacramento presente in tutte le chiese che adorano l'Eucaristia, non solo la conservano e la adorano, perché nell'Eucaristia c'è il Signore. Il cibo che noi mangiamo diviene forza per la vita e diviene anche impegno. Diventiamo anche noi cibo per gli altri. Buona settimana a tutti.